Ciao ragazzi, oggi mercoledì delle ceneri inizia la quaresima. Un tempo lungo, 6 settimane che ci prepara una festa piena di luce che è la Pasqua. Perché questo tempo così lungo, segnato da alcune tinte un po' più scure, ci prepara una festa di luce così grande? Che cos'è questo tempo per i cristiani? Cosa ha rappresentato e cosa può significare per noi oggi? Sia per chi è cristiano e vive la sua vita cristiana, ma anche per chi, ragazzi, magari si sente un po' lontano da questa vita di fede. E io credo che però questo tempo abbia una parola che vale per tutti quanti. Che cos'è la Quaresima? La Quaresima è un tempo dove ci viene chiesta la conversione, che tradotto vuol dire fare un'inversione a U, la conversione. Per noi che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è in ciascuna delle nostre vite un aspetto, un elemento di noi, qualche cosa che noi segretamente o non segretamente sappiamo che vogliamo cambiare. C'è qualcosa di noi che non torna, che non funziona, sul quale vogliamo mettere mano e al quale diciamo sempre: vabbè, dai, lo farò domani. Oppure abbiamo tante altre cose di noi che abbiamo cambiato, ma non perché sceglievamo noi. Pensate alla pandemia, quante cose ci ha fatto cambiare senza sceglierle. Allora, tempo di quaresima è tempo di conversione, è tempo di prendere in mano la tua vita e dire: ok, Signore, io questo voglio provare a cambiare nella mia vita per arrivare a quella festa grande che è Pasqua, pronto, preparato, dove ho fatto il mio. E allora, quali saranno gli elementi, i componenti, gli ingredienti di questa quaresima? Provo un po' a descriverli, li avete trovati anche nella circolare che abbiamo mandato, nei giorni seguenti. Beh, prima di tutto vedrete dei buongiorni. Il lunedì e il martedì ci sarà sempre un buongiorno video. Il lunedì commenteremo il Vangelo della domenica e ci saranno ogni volta dei professori differenti che proveranno a esercitarsi in quest'arte difficile del confrontarsi con la parola di Dio. E poi invece il martedì delle interviste, delle testimonianze, dei mini buongiorni su aspetti che approfondiscono la Quaresima. Su che cosa? Beh, i 3 grandi pilastri della Quaresima. Il digiuno, perché è tempo di digiuno, pensate oggi mercoledì delle ceneri, è giorno di digiuno completo per i cristiani, per poi passare all'impegno della carità fino ad arrivare al tema del silenzio, della preghiera. Allora proveremo un po' ad approfondire questi temi, chiedendolo a chi lo vive, a chi lo ha provato e sperimentato. Ma poi vi saranno altri elementi. Ci sarà una raccolta per una casa a cui siamo molto legati, che è la Casa della Carità, dove delle persone che hanno, diciamo così, diversi tipi di povertà, disabilità, handicap, che hanno, diciamo così, sono posti un po' al margine della società, vengono accolti in questa casa che si trova in zona Corticella e alla quale siamo molto legati per dei trascorsi degli anni precedenti. Quest'anno non possiamo andarli a trovare come abbiamo già fatto negli anni precedenti, ma raccoglieremo un po' di beni necessari per la loro comunità, che vive proprio di provvidenza. Allora ci vogliamo rendere parte di questa provvidenza che si prende cura dei più poveri, perché Dio è così, si prende cura dei suoi figli più bisognosi attraverso la generosità di ciascuno di noi. E allora la raccolta dello shampoo, deodoranti, spazzolini, tanti materiali che abbiamo messo nella circolare che mettiamo anche qui sotto in descrizione. Da ultimo ci sarà il cammino delle confessioni. Ogni classe avrà il suo momento in cui potersi preparare con la confessione a questo tempo bellissimo che è il tempo di Quaresima e specialmente alla festa di Pasqua. Un'ultima cosa, è una sorpresa, e risponde a questa domanda: ma tu Gesù lo conosci davvero? Ma questo ci facciamo un buongiorno specifico per domani. Concludo in che modo? Leggendovi le parole di Papa Francesco, che Papa Francesco rivolge a tutta la cristianità, agli uomini di buona volontà, in occasione di questa Quaresima. E quindi, ragazzi, le rivolge anche a voi. Nella Quaresima, dice il Papa, stiamo più attenti a dire parole di incoraggiamento che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. A volte, continua Papa Francesco, per dare speranza basta essere una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza.
E con questo vi auguro buona Quaresima e buona giornata.